E forse in questo disco si capisce, no? Perché senti come... Ma l'unico Trédignan che c'è tra i pezzi è proprio la sua interpretazione, cioè è lei. Tutto il resto sono pezzi di autori diversi, di mondi diversi, con atmosfere e temi diversi. Lei fa quello che si sente di fare, lo fa con grande coraggio e libertà. L'ha fatto già tanti anni fa, no? Quando ha deciso che voleva concentrarsi sui suoi dischi, e poi con Mauro Balletti hanno distrutto la sua immagine per farla diventare un'altra cosa, mettendosi la barba, facendo il culturista. Cioè, ha fatto cose, forse capendole prima degli altri, no? Perché se ci pensi, hanno fatto insieme con Mauro Balletti questo lavoro 20 anni prima di Madonna e 30 prima di Lady Gaga. Lei segue un percorso suo, arrivano tra i 5 e 6 mila pezzi all'anno e ascolta tutto lei personalmente, e siamo indietro di 3 anni. Quindi quello che avete sentito adesso è arrivato 3 anni fa. Infatti l'orto di Mattia Lezzi arrivò prima che lui andò, che lui andasse a X Factor, e fu messo da parte. E questo lavoro lo deve fare lei per forza, perché solo lei sa quello che vuole cantare. Poi, caso fortunato è che Michelangelo ci ha mandato un bel pezzo all'ultimo momento, si fa anche quello ovviamente, il bel pezzo che arriva all'ultimo momento si fa. Però il lavoro sistematico di selezione da editore, da direttore artistico, che lei fa da tutta la vita, perché non essendo un cantatore ovviamente non si può scrivere, quindi deve aspettare che ci sia chi le manda delle cose belle, e che poi lei trasforma a modo suo, però comunque non sono suoi figli, è un lavoro molto importante di raccolta e selezione. Un lavoro lungo che però ha dato i frutti. La cosa bella è appunto che lei, che loro abbiano scelto di mandare un pezzo a Mina, che lei abbia detto molto carino, facciamolo al volo. Tra l'altro noi avevamo già chiuso il disco, l'abbiamo fatto al volo proprio perché il pezzo convinceva, infatti era forte. Quando l'abbiamo scritta in realtà non ci siamo fissati l'idea di fare un brano per che prevede la presenza di Mina. Quando l'abbiamo finita, a orecchie fresche, dopo mesi e mesi, è venuta questa idea a Riccardo, un po' sognando con il nostro idolo musicale, e quindi poi abbiamo proposto questa canzone. Questo era quello che ci sembrava più adatto, e infatti è stato quello che abbiamo inviato. Non ne abbiamo mandati, diciamo, di più per giocare di quantità. E, no, cioè, è stato l'unico, perché era il più adatto e ci sembrava abbastanza. Allora, quando noi abbiamo inviato il brano, la coda era con solo la voce, però non c'era quella sbisata finale che poi ha interpretato lei. Quindi quando l'ho sentita, mi sono dovuto sedere perché cioè, è stata emozionantissima. Quindi questo è. Attenzione, c'è una vibrazione che va nelle generazioni. Secondo me anche l'incastro delle due voci rende il brano proprio molto diverso rispetto a come era con solo la linea, diciamo, bassa, quella che fa Blanco. Cosa si può dire? È l'unica artista che dà soddisfazione ai giovani, perché negli anni è l'unica che ha sempre cantato pezzi disconosciuti, addirittura, che non è il caso di Blanco, che è un artista importante, benché giovanissimo, ma anche proprio sconosciuti totali. Lei è sempre molto curiosa, molto in contatto, molto attenta, e questo pezzo era molto carino, il pezzo è loro, infatti è il mondo di Blanco nel quale entra Mina, non il contrario, che anche questa è una cosa bella, secondo me, e Blanco è, secondo me, il più interessante dei nuovi autori giovani che ci sono adesso. Quindi continua questa tradizione di Mina, che tira fuori dal mazzo quelli secondo lei più interessanti e fa una cosa insieme. Poi i duetti in persona ormai credo sono anni che non li faccia più nessuno, perché da oltreoceano anche gli americani che stanno a Los Angeles adesso non li fanno. Però Michelangelo è venuto con Blanco a Lugano, è stata una bella giornata. Più che altro è molto carino il pezzo, secondo me. È proprio una cosa
del loro mondo, ma è quel mondo che forse interessava anche a me.